Finalmente ogni tanto la Supercell mi fa qualche regalino. Ciao a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovissimo video di Clash Royale. E oggi, come avrete letto sicuramente dal titolo, avete visto dalla miniatura, la Supercell, ovvero Clash Royale, ci ha fatto un regalo e ci ha regalato 100 gemme. Già vedete di là una piccola notifica. Non fate caso ai miei capelli, ragazzi. Sono uscito da pochissimo da sotto la doccia. Non ho voglia di sistemarli tutto. Che capelli, ma fa troppo caldo. Si sta sciogliendo il corpo. Detto questo, ragazzi, voglio anche ringraziarvi perché è estate. È il 3 agosto, ora quando sto registrando. Non so quando uscirà onestamente questo video, credo il 5 agosto. E vi ringrazio, ragazzi, perché ovviamente le visualizzazioni sono calate perché molti di voi staranno in vacanza e onestamente preferiscono stare al mare che guardarsi video su YouTube, ma un pochettino in generale le visualizzazioni sono calate. Però ho notato che i like sono praticamente raddoppiati in confronto a quando facevamo più visualizzazioni e di questo vi ringrazio tantissimo. Grazie a chi lascia sempre mi piace, anche ora che tu lo stai lasciando, lo so che hai lasciato mi piace in questo momento, e per questo video superiamo i 5.000 mi piace. Iscrivetevi qui sotto e attivate la campanella, mi raccomando, è gratis. E non vi dimenticate che qui sotto trovate anche il metodo per avere gemme gratis. Se cliccate sul link vi porterà ad un mio video di YouTube in cui vi spiegherò. Ma detto questo, dette queste tutte queste premesse, non perdiamoci in chiacchiere. Allora, ci apriamo un secondo il baule omaggio, ragazzi. È uscita anche la sfida triplo elisir, una cosa del genere, che già c'è stata un tempo, però l'hanno fatta uscire di nuovo. Magari posso portarvela in live, uscirà fra 15 ore, non so, vedremo se faccio una diretta. Doniamo di quale scariche, però ora comunque si può giocare nel clan. Ma ora che, cioè, mi chiedono sempre di giocare nel clan, ora che voglio registrare, voglio fare qualche battaglia con il clan, ci sono soltanto io online. Bella vita ragazzi. Allora andiamo a prenderci un secondo la ricompensa. Come potete vedere ragazzi, 400 di esperienza e 100 gemme. Un amico in difficoltà 2 dona 25.000 carte. Fatemi sapere qui sotto se anche voi avete già sbloccato questo obiettivo. Ragazzi, ci prendiamo le nostre 100 gemme. Finalmente una ricompensa, un regalo dalla parte della Supercell. Qui sopra, come potete vedere, siamo a 1310 gemme. Richiedi, dammi le mie gemme, 1410 gemme. Finalmente la Supercell ci ha fatto un pensierino, dai. 100 gemme fanno comodo a tutti. E per non far durare il video 2 minuti, direi di farci una barra due battaglie. Non so, poi vediamo, perché io già sto diventando vapore acqueo e sto sudando perché lì dietro sta tutto chiuso e voi non avete idea di quanto faccia caldo in questa stanza. Si schiatta ormai, si schiatta proprio. Allora partiamo con gli sgherri. Vuoi piazzare qualche carta? Ma dai, scelta tua direi. Allora, torre inferno, allora cucciolo di drago. Partiamo con una principessa, spero non abbia il gigante royale, altrimenti siamo fritti. E devo piazzare sta fulmine e dai, e bam bam brum. Anche lui c'ha la fulmine, va bene. Allora, siamo in vantaggio, ma lui è un livello 10. Dobbiamo giocare bene, Fernando, mi raccomando, fammi vincere. Allora, piazza gli scheletri da uno, praticamente la carta più inutile, ma allo stesso tempo è anche utile perché distrae gli avversari. Ragazzi, golem, dobbiamo partire con il gigante royale, altrimenti si prende un mega vantaggio. Allora, Night Witch, che la facciamo subito fuori. Ottimo così. Ottimo così, io sto sudando ragazzi, non so se si nota, ma sto sudando davvero tantissimo. Allora, torre infernale subito, vai, facci fuori il golem. Perfetto, lui si arrabbia. Dove vuoi andare, mega sgherro? Ti distraiamo con gli scheletrini. Ciao ciao mega sgherro, è stato un piacere. La torre inferno lo fa fuori. Ora ci dobbiamo conservare subito il fulmine. Dai, raggiungiamo subito questi 6 di elisir. Anche se ci do un colpo, ok, ha dato un colpo di, cioè si è preso un colpo di elisir. Lo facciamo fuori subito. Siamo in uno stravantaggio. Allora io direi che possiamo ripartire anche con il gigante. Ok, ci specchiamo di nuovo le mosse di prima. Va bene. Allora, sempre scheletri.
di nuovo Golem, facciamo avanzare un secondo gli scheletri e andiamo con il gigante Royal. Ci dobbiamo tenere gli sgherri, però vediamo, lui ora dovrebbe piazzare, non so, il cucciolo di drago, esatto ragazzi. Vai gigante Royal, fai tutto fuori, confidiamo in te, confidiamo in te, dagli così, ok. No, ciao Torre Inferno, è stato un piacere, facciamo tac, fammi fuori sto cucciolo di drago. Oh, ma perché capitano tutti a me, dai così, vai, fate tutto fuori. Ci butta giù la torre a 17 secondi dalla fine. Che bello, ragazzi. Qui no, dobbiamo difenderci un pochettino, direi. Ci ha buttato giù la torre, praticamente. La tornata utilizzata malissimo, direi, a questo punto. Partiamo con una torre inferno. Possiamo dire che siamo ancora in vantaggio, anche se la torre centrale sta più di qua che di là, la nostra torre centrale. Quindi partiamo in questo modo. Ok, il tempo che muore il golem. Quindi ta ta ta. Ok, ciao cucciolo di drago. Tac tac, ok. Perfetto, principessa ancora in vita. Dai che devo partire con sto gigante Royal, ti prego. Ottimo così. No, ora l'ho utilizzata bene la tornado. Niente da dire, davvero. Cosa facciamo? Non lo sappiamo. Anche la rima, ragazzi, la rima. Best rima 2K17. Dobbiamo far fuori sto coso. No, ragazzi, mi sa che non riusciamo a fare niente. 7 secondi è finita la battaglia. 5, 4, 3, 2, 1. E finisce la battaglia. Va bene. Pareggio. Bah, non abbiamo perso trofei, quindi ci sta. E niente ragazzuoli, questo video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, superiamo i 5.000 mi piace, iscrivetevi qui sotto se non vi siete ancora iscritti, il metodo per avere gemme gratis legalmente, il tutorial che vi porterà a un altro mio video in cui vi spiego come fare, lo trovate qui sotto, io sto morendo e noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!